Но есть один ответ, вернее, вопрос, который нам непонятен, и я хочу открыто спросить. Noi abbiamo una domanda che non possiamo rispondere, vogliamo chiedere, vorremmo chiederlo. Почему женщины? Aperta. Io non posso capire perché le donne sono qua e gli uomini sono qua. Gli uomini sono qua e le donne sono là. Io capisco che dottor Lightman perché gli uomini sono diversi, ma io non riesco a capire, ma mia moglie, quindi so perché non capisco mia moglie, questo grazie a me, sì sì. Quindi la domanda è: se noi veniamo da tutto il mondo per riunirci, perché siamo separati? Forse qualche tradizione? Forse nei workshop? Perché? Se puoi spiegare. Allora, io non penso che questo è qualcosa che esiste solo nella saggezza della Kabbalah. Io credo che questo è qualcosa che esiste nella maggior parte dei vari insegnamenti spirituali, che uomini e donne sono, c'è una distanza tra di loro. E se tu dici che tu hai passato, attraversato tutti i tipi di sistemi, metodi, non so quali, ma sono certo che nella maggior parte di questi uomini e donne non si uniscono insieme, perché sono due mondi diversi, che vengono due diverse radici. Loro hanno un'attitudine diversa, una diversa relazione. Anche tu non puoi spiegare a una donna quello che sente un uomo e viceversa. Quando una donna sente, ascolta la parola amore, per esempio, e un uomo ascolta questo, è totalmente un significato diverso nel mondo. Deve essere connesso qualcosa che deve essere al di sopra dei nostri corpi corporei, per questo noi non vogliamo portare dentro più disturbi, perché dobbiamo connetterci al di sopra dei nostri corpi, e quindi noi abbiamo i congressi in cui ci sono uomini e donne. E entrambi sono presenti, ma meno siamo in contatto fisicamente, questo ci darà più libertà di pensare alla nostra connessione al di sopra dei corpi. Io spiego cosa è quello che non è chiaro. Se noi sapessimo, tutto è chiaro, sì, capisco che io non capisco cos'è una donna. Non c'è nessuna tradizione, non c'è una questione di tradizione. Non è una questione di tradizione, è una condizione molto semplice, molto specifica. Io voglio connettermi e nella connessione e può essere fatta solo con altri uomini, con uomini e donne con donne. Ecco perché noi ci sediamo in questo modo, e non solo ci sediamo in questo modo solo quando noi mangiamo, quando noi facciamo le azioni fisiche. Noi lo facciamo separate anche altre azioni, perché io non posso connettermi con una donna in un modo spirituale, non sono capace. Quando io studio la mia natura, io ti raccomando di ascoltare, non di dire no e basta, perché altrimenti non ascolterai quello che dico. Quando io studio ed esamino la mia natura, io trovo
vari livelli di desideri. Desideri per cibo, sesso, famiglia, soldi, onore, potere, conoscenza. Che più forti i desideri sono corporei, sono per il cibo. È un desiderio bestiale che è fondamentale. Ma dopo di questo viene il desiderio del sesso. E questo non è il desiderio, non riguarda un corporeo soltanto, un sesso corporeo, ma è tutto una gamma di cose che ha a che fare con le relazioni tra una donna e un uomo. E poiché questo desiderio è così grande, così intenso, io non sono capace di neutralizzarlo finché io non sono in completa spirituale livello, che vuol dire la finale correzione. E questo è perché attraverso le nostre azioni e attività tu, in tutta la scala, noi non possiamo essere insieme con le donne. Insieme vuol dire in un gruppo intimo, due cerchi, sì. Più grande gruppo, più grande contatto, sì, dice in generale. Ti spiego quello che dice la Kabbalah. Non ha niente a che fare con i costumi, abitudini, tradizioni, niente di questo. Oltre a questo, io non so quello che tu, quello che voi praticate in Ucraina lì, ma per quanto capisco, da quanto capisco, riguardo agli altri pratiche spirituali di origini diverse, non c'è situazione in cui uomini e donne in cui si uniscono, che lavorano insieme, in quasi tutti questi metodi. Questo è tutto.